Ciao, benvenuti o bentornati in un nuovo video. È da tantissimo tempo che volevo registrare questo video, ma ahimè non ho potuto farlo perché ci sono stati vari inconvenienti durante questo anno che non mi hanno permesso di acquistare questo oggetto. E adesso, per fortuna, l'universo ha smesso di andarmi contro e sono riuscita a mettermi i soldi da parte per acquistare che cosa? La mia fotocamera! La Canon EOS M50. Comunque sono molto emozionata, quindi adesso andiamo a spacchettare. Cominciamo. Ta-da! Oh mio Dio, aspetta! Aiuto, guardate! Era davvero tantissimo tempo che volevo questa fotocamera, perché oltre a servirmi qui su YouTube mi serve assolutamente per andare a preparare il mio portfolio personale, perché sono nella fase finale dell'accademia e quindi necessito assolutamente di una fotocamera buona per andare a fotografare tutti i capi che ho realizzato. Adesso apriamo! Usiamo questo cartone, se no non riuscite a vedere quello che vado a fare. Questa fotocamera io l'ho acquistata su subito.it perché il budget era troppo alto se l'avessi comprata nuova. Quindi ho deciso di fidarmi di subito.it e acquistarla lì. Anche perché in realtà io ho comprato tantissime cose su subito.it. Ma sapete quante volte mi si è rotto il telefono e sono dovuta andarla a riacquistare? Non potevo comprarlo sempre nuovo. Il mio massimo è stato in 4 anni aver cambiato il telefono 7 volte. Adesso però ho cambiato smartphone ed è quello con cui sto registrando. Ma non per molto, perché adesso comincerò a registrare con questa. Ok, cominciamo, apriamo, sono troppo emozionata. Wow. Allora, qua dentro abbiamo il libretto delle istruzioni. Il venditore mi ha dato 2 batterie. Poi ho questo. Credo che sia l'adattatore per i 2 batterie, mentre questo è quello originale del pacco. Qua ho la lente. Oh, aiuto! No, che carino! Che carino, questa è la lente! Guardate quanto è piccolo! Ma sì, figurati, questo smartphone non fa l'autofocus subito, ma non vi preoccupate perché lo farà questa macchina fotografica, questa fotocamera, scusate, una mirrorless. Qua ho il cavetto per i caricatori. Il signore mi ha impacchettato la fotocamera già con la tracollina e qua c'è la fotocamera. Oh mio Dio, è troppo bella, che carino! No, vabbè. Ma dai, non me l'aspettavo, è così figa, guardate. No, vabbè, è pazzesca. Guardate quanto è bella. Adesso l'abbiamo insieme comunque. Qui abbiamo lo schermo che si gira. Wow, è così ergonomico. Sentite i click. Wow, che bella, è magnifica. Chiudiamo. Apriamo, giriamo, qui abbiamo invece l'entrata per il microfono che si apre così, il jack per il microfono, qui invece abbiamo l'entrata per l'HDMI. Qua invece abbiamo il pulsante wireless per andare a connetterlo sullo smartphone, ma tanto andiamo a provare tutto quanto. E vabbè, qui abbiamo i vari tasti. Io non è che sia così tanto esperta nel mondo della tecnologia, ma prima di acquistare questa fotocamera ho visto, che ne so, tipo 15 recensioni, 15 unboxing, in tutto avrò visto sì e no 30 video su questa fotocamera. Vabbè, insomma, adesso invece di parlare cominciamo a vedere come funziona. Apriamo qui, non so come si apra. Oh. Questo specchietto è tipico delle mirrorless. Sì, perché questa fotocamera non è una reflex, ma è una mirrorless. Adesso colleghiamo questo. Ma questo mi sa che bisogna levarlo. Oddio, non voglio fare danni. Ehi, ciao. Andiamo a collegare la macchina. La romperò prima di utilizzarla.
Ui. Ui! Avete sentito il rumore? Oddio, che figo! Ok, adesso mettiamo la prima batteria che va qua dentro. Ah, il signore è stato gentilissimo e mi ha dato una terza batteria, quindi in tutto 3 batterie. Ok, cominciamo, sì. On. Tra un mese è estate, ma per me è Natale. Ah no, cacchio. No! No! Avevo il proteggilente. Wow! Ti vedo. Push and hold the lens. Switch in. Beh, proviamo a vedere qualcosina. Porca miseria. Madonna. Ve lo mostro, vediamo un po'. Allora, tanto poi metterò il paragone con la camera dello smartphone e il paragone con la camera della fotocamera, insomma. Vediamo quanto va veloce l'autofocus. Ha fatto? Ma sai che schifo la mia faccia. Mazza, guarda lo stabilizzatore. Ci vediamo dopo, ci vediamo dopo. Comunque guardate quanto è bella. Ok, sono tornata. All'inizio del video c'era una giornata davvero super super soleggiata. Adesso non si sa perché, nel giro di un'oretta, due orette che ho messo in carica le batterie della fotocamera, è sceso giù il finimondo. Piove e prima anche grandinato. Sto registrando adesso con la fotocamera del mio smartphone, il Huawei P40 Lite, e sto registrando senza microfono. E andremo a vedere la vera e propria differenza tra registrare con lo smartphone e registrare con la fotocamera. Ovviamente anche la fotocamera non avrà il suo microfono, quindi adesso andiamo a fare lo switch. Bling! Eccoci qua con la fotocamera, davvero figa! È super super dettagliata, mazza che qualità! Facciamo lo zoom e vediamo un po' che cosa si vede. Oh 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 oh! Ehi! C'è i baffetti, dove vanno i baffetti? Wow, che figo! È davvero super 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 figa! Sembra di stare in un film! Poi dietro c'è l'effetto bokeh, c'è l'effetto sfumato, mi piace davvero tantissimo. Oh, no! Madonna, ma si vede benissimo! Sono un po' lontana, ecco. Che figo! Sembro una pazza, scusatemi. Comunque, torniamo allo smartphone e vediamo come si comporta lo zoom. Poi ritorniamo sulla fotocamera e vediamo come si comporta il super zoom della fotocamera. Cambiamo! Eccoci qua sullo smartphone. Adesso mettiamo in zoom e vediamo come si comporta lo smartphone. Che dite? Adesso passiamo alla fotocamera. Che dite? Che figo! Adesso invece andiamo a vedere l'autofocus. Fatto? Boh. Ok. Forse funziona meglio se tocco lo schermo. E invece adesso andiamo a vedere l'autofocus della fotocamera. Vediamo un po' come si comporta. Ok. Io sono davvero soddisfattissima dell'acquisto. Sfrutterò questa fotocamera al massimo delle sue potenzialità, infatti andrò subito a vedere dei video riguardo al settaggio della fotocamera, alle impostazioni. Il prezzo di listino della Canon EOS M50 è di 600 euro, ma io l'ho pagata 400 euro, anzi 415 euro perché me la sono fatta spedire, perché su subito.it sono riuscita a trovare il venditore che faceva al caso mio. La fotocamera è anche bianca, non aveva nessun difetto esterno e né interno. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se volete entrare a far parte anche voi di questa community di Crazy Fashioniste. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao Crazy Fashioniste!